We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Life is a flower, so precious in your hand, carry on smiling. Oggi la rubrica Arti e Mestieri di Rotocalco Versilia vi porta all'interno di una serra. Siamo a Torre del Lago e siamo appunto all'interno di una splendida e grande serra, perché ci è venuta voglia di parlare di piante, di fiori, di natura, anche di agricoltura. Voi lo avete il pollice verde? Io, invecchiando un pochino di più, sì. Noi siamo insieme a Jenny Volpe dell'Ortoflora Versiliese a Torre del Lago. Abbiamo voglia di farle un sacco di domande e di chiederle intanto: questo famoso pollice verde ci si nasce, si impara, come si fa a sapere se ce l'abbiamo o no? Allora, il pollice verde ce l'abbiamo un po' tutti, sinceramente. È logico che è legato al tempo, al tipo di lavoro che uno fa e comunque sia un pochino più di passione e di tempo da dedicare alle piante. Poi il pollice verde piano piano nell'invecchiare, come dici te Giusy, arriva. Bene Jenny, partiamo dalle piante aromatiche, sono quelle che abbiamo tutti in casa, o perlomeno tentiamo di avere tutti. Io per esempio ho difficoltà con il basilico, perché? Allora, il basilico è una pianta particolare, fra virgolette. Nel periodo estivo naturalmente va guardato il momento quando viene piantata. Se uno la pianta all'inizio della primavera la può mettere anche a pieno sole, non è un problema. Il problema sussiste quando viene piantata in questo periodo qui, giugno e luglio, perché il sole naturalmente non è come quello di aprile e maggio. Quindi i nostri consigli sono che di piantarla a mezzo sole. Però ecco, mi vengono spontanee due domande. Intanto una: se invece non la possiamo piantare perché abbiamo un terrazzino, o addirittura la vogliamo tenere in casa, quando vediamo anche le cucine allestite ci sono tutte queste piantine, però per esempio a me in casa non mi ci sta. Allora, in casa infatti è un po' la parte più critica, perché... E però il vasetto, ecco, dentro sul terrazzino, sulla sì, finestra. Infatti stavo dicendo, o lo metti sopra un davanzale davanti a una finestra, che è perfetto, e annaffiarlo regolarmente. È logico, avendo un vasetto piccolino e tenendolo dentro un portavaso, la terra si asciuga facilmente, anche quasi tutti i giorni va annaffiato. L'importante è non far ristagnare l'acqua sotto, quindi una volta bagnato levi l'acqua in eccesso e lo rimetti al suo posto. E l'importante è che non sia magari nelle ore più calde sotto il sole. Ecco, mi dicevi prima, quando ci preparavamo alla trasmissione, che in questo periodo che è molto umido, caldo umido, si favoriscono insomma lo sviluppo dei funghi. Ecco perché poi c'ho tutto un basilico bello, tutte brutte sono diventate. Esatto, infatti il nostro consiglio sarebbe annaffiarlo sulla mattina presto, non sulla sera, perché annaffiandolo la sera, durante la notte si creano questi batteri, questi funghi che poi sciupano il basilico. E un'altra cosa importante: non bagnarlo sopra le foglie. Quindi bagnarlo, o scansare le fogline e bagnarlo direttamente nel vaso, oppure mettere un sottovaso, fargli prendere a modo l'acqua e poi, una volta che ha preso l'acqua a modo, levare l'acqua in eccesso. Ecco, quanti tipi di piante aromatiche esistono? Ce ne sono abbastanza, ultimamente effettivamente sono tante, però le principali sono le solite: salvia, rosmarino, timo, maggiorana, origano, menta, dragoncello, ce n'è un'infinità. Poi con le ultime generazioni dei nuovi chef che studiano e aumentano anche queste cose, quindi è normale che noi ci aggiorniamo sempre di più. Infatti guarda, mi hai chiamato la domanda, volevo proprio dirti questo. Tra le altre cose, le piante aromatiche vengono anche regalate, a differenza magari di anni fa, di anni indietro, proprio confezioni vere e proprie di piante aromatiche, e tutti cercano di averle nella cucina, anche perché forse, mi azzardo a dire, una cucina più leggera, come insomma ci stanno insegnando ad usare e a fare, però poi ha più bisogno, no? di sapori. Sì, ma oltre che più leggera, anche decorativa, è molto carino, anche per dire un basilico greco che ha la fogliolina piccolina, presentato con una caprese, magari questi ciuffettini intorno al piatto, fa anche la differenza. Poi il sapore è uguale allo stesso nostro basilico, però insomma anche l'occhio vuole la sua parte. Mi
mi parlavi dell'antizanzara, cioè il geranio antizanzara. Tra l'altro mi permetto di dire che le zanzare sono aumentate negli ultimi anni. Sì, ultimamente sono aumentate per via che fa questi inverni con tantissima pioggia, poi anche la primavera non è una primavera come si dice come una volta, via. E l'antizanzara sì, è un geranio antichissimo che era stato perso, cioè non era stato più coltivato, però veniva usato già nell'antichità proprio per evitare le zanzare, e noi ultimamente l'abbiamo riscoperto e rivalorizzato e rifatto riconoscere alla gente che effettivamente ha un buon esito contro le zanzare. È logico che uno, se ci mette una piantina, la zanzara non è che la evita, però se uno fa, per dire, intorno al terrazzo tutta una, cioè giro giro tutte queste piante, effettivamente c'è un po' di sollievo contro le zanzare. È una cosa naturale che non fa male, non inquina, quindi ben venga. Eh sì, ben venga. E senti, l'interesse per le piante, per il giardinaggio, si è un po' riscoperto negli ultimi anni, trovi o no? Sì, sinceramente sì, soprattutto nelle persone giovani che qualche anno fa era la mamma o la nonna, la vecchiettina che veniva a prendere la piantina, invece ultimamente devo essere sincera, proprio giovanissima, anche dei bimbi vengono a cercare la piantina del pomodoro, vengono a cercare anche la piantina fiorita. Ultimamente c'è proprio questa scoperta verso il giardino, verso l'orto. Ecco, a proposito di questo possiamo dire che c'è anche una, no, più che riscoperta, una tendenza che spero possa anche aumentare, degli orti verticali, dei giardini verticali, dei giardini sui tetti, quindi anche le città possono avere il loro orto, sì. E quindi però, si può. Certo, nelle vasche, nei vasi, sui terrazzi, no, cioè uno se vuole trova la maniera per fare l'orto in casa, anche se non ha la possibilità di avere il pezzettino del giardino o dell'orto, però sul terrazzo lo può fare benissimo. Il problema magari è l'irrigazione, anche per quanto riguarda quelli verticali. Il problema sì, è lì, sussiste da condominio e da casa a casa, però voglio dire, uno se si organizza c'è la maniera per poter irrigare senza nessun problema. Ecco, ci sono anche degli accorgimenti, delle cose che ci permettono di tenere le piante o perlomeno irrigate o umide quando andiamo in vacanza. Ecco, come si fa quando andiamo in vacanza con le piante? Allora, quando andiamo in vacanza è un po' un problema generale. È logico che se uno ha delle irrigazioni a tempo è semplice fatto, cioè uno sul terrazzo per esempio lo può fare benissimo, ci sono proprio degli orologi che vengono messi al rubinetto e mette l'orologio e a quell'ora parte, come l'irrigazione di casa del prato, è la stessa cosa. Ecco, ma ci sono, a volte vedo tipo delle bottigline, qualcosa che rilasciano a gocce, che si mettono dentro il vaso. Sì, ci sono, però sinceramente, ora se uno sta fuori 3 o 4 giorni non c'è problemi, però se uno va via una settimana, 10 giorni, capisci bene che quando soprattutto si parla di luglio, agosto, che le piante vogliono essere bagnate spesso, anche un giorno sì, un giorno no, cioè è un po' palliativa come cosa, non è quella che risolve il problema. Quindi quando uno va in vacanza o si affida al vicino, alla mamma o ai genitori, insomma, a qualcuno, bisogna stargli dietro come se fossero dei figlioli, uguale, né più né meno. Ma bisogna anche parlare alle piante. Sì, parlare, e voglio, io mi ci sfogo con le piante, è anche un momento di relax, è una cosa terapeutica. Esatto, su questo sono perfettamente d'accordo. Perché io soprattutto quando sono nervosa, perché come tutti ci può essere quella giornata che magari è andato storta le cose, mi metto in... No, a me non succede mai, io sono sempre molto calma. Sì, buon per te, buon per te. No, non è vero. Uno si mette in giardino, fa le sue cosine, parla con le piante. Però al di là delle nostre sensazioni personali è anche proprio studiato dal punto di vista psicologico che fare giardinaggio, in genere fare le cose manuali, ci aiuta a scaricare la tensione. Chiaramente poi nel giardinaggio c'è anche una soddisfazione immediata, perché i colori, la pianta che cresce. C'è un ritorno, perché giustamente se uno fa le cose con amore e vede anche che la pianta sta bene, fiorisce, è una soddisfazione. Il ritorno c'è anche come insegnamento ai bambini, molti asili, molte scuole,
scuole si sta praticando questo progetto di insegnare appunto ai bambini a fare l'orto e quindi prendersi cura di qualcosa, che naturalmente aumenta la propria autostima, il proprio senso di responsabilità, e poi vedere i risultati di questo qualcosa. Sì, effettivamente ci sono tante scuole che vengono a noi a prendere proprio dal seme oppure direttamente dalla piantina e farla piantare, farla curare, addirittura a fine scuola viene consegnata e farla continuare a coltivare a casa. È una cosa, infatti, come ti dicevo prima, da giovanissimi, perché oltre a insegnare la scuola, proprio i bimbi ci si stanno proprio appassionando perché vedono risultato, magari piantare il piccolo pomodorino, poi dopo uno o due mesi vedere il pomodoro attaccato alla piantina, insomma è una soddisfazione per un bambino. Veramente insieme a Jenny oggi dell'Ortoflora Versiliese stiamo imparando un sacco di cose e questa conversazione è molto interessante e spero che lo sia anche per voi. Abbiamo parlato proprio ora di pomodorini, quindi insomma la riscoperta è anche dell'orto. Diciamo che forse una sponsor, chiamiamola così da questo punto di vista, è stata Michelle Obama, che ha parlato molto e ha dato l'esempio di avere questo orto alla Casa Bianca. E però anche questa è una cosa che si sta riscoprendo, fare l'orto sul terrazzo. Sì, esatto, farlo sul terrazzo, fare anche nel giardino, magari fare un piccolo angolino con il pomodoro, il basilico, il prezzemolo, ritornando al discorso delle aromatiche, o la zucchina. Sì, si sta molto ritornando a questa cosa qui e ci si sta appassionando sempre di più anche dalla casalinga alla manager al pensionato. Insomma, è una cosa proprio generale, sia dai piccoli alle persone di una certa età. Tra l'altro devo dire che effettivamente non apprezzo, cioè l'insalata colta e mangiata è di una croccantezza incredibile, lo stesso pomodorino, cioè tu vai, lo cogli, lo sciacqui e lo metti nel piatto, cioè veramente non apprezzo. Se c'è la possibilità di un piccolo giardino, appunto, bastano poche piante, bastano quelle poche cose. Senti Jenny, e naturalmente tu ci hai parlato di tanti argomenti, poi insomma se facciamo altre puntate ne possiamo affrontare tanti. Naturalmente anche per fare questo mestiere ci vuole passione. Tanta passione, perché il sacrificio è tantissimo, però come si diceva prima, vedere una pianta crescere, fiorire, è la cosa più bella che possa aver scelto nella mia vita. A che ora ti alzi la mattina? No, sinceramente non sono tanto mattutina. Ah, tu non vieni. Tu non vieni. Tu non vieni presto a coltivare. No, ho la fortuna di avere un bravissimo marito che si alza presto e lavora anche per me. Io sono più addetta alla vendita, quindi ho più un orario da negozio. Però insomma, diciamo che chi fa questo mestiere chiaramente la vita è sacrificata. Quali sono gli orari in cui al mattino bisogna cominciare ad annaffiare le piante, soprattutto per chi lo fa di mestiere? Qui si parla delle 5 del mattino, perché naturalmente la mattina sarebbe il momento migliore per annaffiare, perché come ti dicevo prima, il discorso dei funghi, dei parassiti durante la notte si creano, quindi la mattina è il momento migliore. Poi a secondo di quanto uno ha, giustamente, di terreni e di coltivazioni, va in base anche a quello. Comunque si alzano molto presto. Allora, io direi che siamo in conclusione. A me questa puntata è piaciuta molto, abbiamo detto cose molto interessanti e naturalmente ringrazio Jenny dell'Ortoflora Versiliese a Torre del Lago.